assolutamente non c'è stato consenso da parte della donna. E la signora anzi si è ribellata, ha urlato e ha subito quello che ha subito in virtù del fatto che l'ex marito è un istruttore di arti marziali, sa come prendere le persone, come trattenerle e ha utilizzato quel tipo di atti. Questo è l'atroce racconto dell'abuso subito dalla 27enne che sarebbe stata violentata dal marito, un 37enne, entrambi cortonesi. L'uomo continua a negare ogni addebito, sostenendo che il rapporto sessuale tra i due fosse consenziente. I fatti sarebbero accaduti nella notte tra il 23 e il 24 maggio nei pressi dell'abitazione della donna in località Mezzavia nel comune di Cortona, sullo sfondo una separazione mai accettata dal 37enne. Da un anno e mezzo non vivevano più insieme. Sembrava che si andasse verso una separazione consensuale, poi improvvisamente ogni tanto questa persona ha degli atti improvvisi di violenza e prepotenza che lo portano a questo tipo di situazioni. Quella notte è sfociata nella violenza e qualcosa di più. Quella notte l'uomo avrebbe trovato la donna in compagnia di un uomo in auto, il 37enne sarebbe così diventato una furia. Ha colpito l'auto di questo ragazzo, l'ha picchiato e ha preso per i capelli la signora, l'ha portata di sopra. L'abuso sarebbe avvenuto all'interno della casa dove tra l'altro stavano dormendo i figlioletti della coppia. C'erano anche due bimbi piccoli. Lei ha avuto l'accortezza mentre la tirava di chiudere la porta e quindi i bimbi però hanno sentito la mamma urlare. La donna racconta di aver subito maltrattamenti anche negli anni del matrimonio e nell'ultimo dopo la separazione. Il 37enne è stato arrestato per maltrattamenti, violenza sessuale, lesioni e porto d'armi abusivo. Si trova adesso nel carcere di Terni. Lei in questo momento tutti i giorni più o meno mi chiama per sapere se è stato scarcerato. Lei vive nel terrore, nell'ansia e ha paura delle ombre stesse.